Io ho chiesto ai miei ragazzi di andare fino alla fine, di crederci fino alla fine, perché questa è la squadra costruita per fare bene. Però deve essere prima loro a crederci e dopo noi. E dopo bisogna giocarci le partite con tutti. La dimostrazione ce la giochiamo, i risultati arrivano. Però non è detto che arrivano sempre le vittorie. Però io sono convinto che questa è una squadra costruita per fare bene. Ci giochiamo tutte le partite e dopo a fine campionato vediamo cosa succede. Però complimenti a Pirelli perché è una bella squadra. Purtroppo oggi abbiamo visto una partita un po' superiore, sia tecnicamente anche fisicamente. Il futuro qui a giugno noi abbiamo lasciato, cioè forse non è stato chiaro il messaggio, perché questa società ha fatto sacrifici, sta facendo fino ad oggi, però ad oggi non c'è nessuno, perciò l'iscrizione, la fiduzione, non lo so se c'è la sicurezza. Io sono stanco e come ho detto, io come presidente lasceremo la partita di calcio, ma non perché per fare un torto a qualcuno, siamo stanchi perché non ci sarà mai fiducia in questa città e basta, ci divertiamo diversamente. Questo sfogo è dovuto al discorso relativo allo stadio o c'è anche dell'altro? No, non è lo sfogo, cioè il pallone è un divertimento, cioè sacrifici, dopo, se non ti diverti la gente dice male, a questo punto sto a casa, mi metto il pigiama e vedo le partite della televisione, come fanno gli altri, perciò. E non è nessuno sfogo, sono contento di quello che ho fatto perché io ho sempre seminato, non ho mai distrutto, forse la gente non sa, 7 anni. Qua ci sono dei fallimenti a basso, due o tre volte. Purtroppo quello non c'è mai stato, non lo capiscono, lo capiranno quando la Vastese non si iscriverà più. È troppo tardi.